Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Probabilmente sì, serve un salario minimo come in Germania, ma accompagnato dalla flessibilità che c'è in Germania quando si dà il salario minimo. Se diamo il salario minimo con la rigidità del mercato italiano, siamo rovinati. Questo è il primo problema. Io vorrei rivolgermi a Francesca, se mi permetti, e dire: Francesca, tu hai fatto una grande esperienza di lavoro. Hai capito che ci sono imprenditori cattivi, ignobili, direbbe Mariani, e scoprirai che invece esistono anche dei bravissimi imprenditori. Ora sappi che i bravissimi imprenditori hanno i dipendenti che fanno sciopero perché se entrano nella cabina dell'aereo non possono portarsi la bottiglietta dell'acqua, non vogliono portarsi la bottiglietta dell'acqua e fanno sciopero perché il datore di lavoro non gli ha portato la bottiglietta dell'acqua. Quindi tu pensa la differenza tra la tua situazione e chi poi, di fronte agli imprenditori buoni, fa i capricci. Tu non hai fatto i capricci e probabilmente hai fatto bene a rifiutare quella proposta di lavoro. Però ti voglio dare un consiglio da Brianzolo. Tu devi fare esperienza e più esperienze di lavoro farai, più arricchirai non tanto il tuo curriculum vitae, quanto la capacità domani di entrare in un'azienda a lavorare e far capire che tu hai già lavorato, sai già di che cosa stiamo parlando. Però esperienza, quindi, Brambilla, a 280 euro il mese, a meno di un euro, sì, all'ora. Gianluca, scusi. Mariani, ascoltami. Io qua in gelateria avevo una ragazza a posto con i libri, a 860 euro per 20 ore di lavoro. Mi son permesso di dirgli: guarda che sbaglia a mettere la quantità di gelato sul cono, perché se mi metti mezzo chilo di gelato e lo vendiamo a 3 euro non stiamo vendendo al prezzo che abbiamo pattuito. Era generosa. Questa ragazza si è licenziata. Però era una gelataia. Quindi, generosa, ragazzi, che magari non aumentava il numero dei clienti. Gelataia a spese mie, Mariani, non buttarla in cacciara. Era una battuta, non guardare sempre in modo superficiale i miei interventi e buttarli così per terra. Perché il discorso di Francesca è serio. Certo. La questione di Francesca è seria. Ora dico: Francesca, 280 euro è uno schifo, sono d'accordo con te. Ma se non hai mai fatto la commessa, non sei mai stato in un negozio, certo, vai, fai queste esperienze e poi ti spiego cosa devi fare. Vai via da una piazza che vende le pizze a 4 euro, perché quel mondo dove tu sei è un mondo che fa competizione al ribasso, non al rialzo, come viene a Milano, a Bergamo, a Verona, allora, a Torino. Questa è una sciocchezza, però. Tu impara a fare il mestiere. Vai, le pizze non c'entrano niente. Borrelli non è d'accordo. Ieri abbiamo parlato della questione del prezzo delle pizze, ma credo che la questione sia: ma per fare esperienza un giovane deve anche affacciarsi nel mondo del lavoro con l'umiltà di dire: non prendo neanche una lira, perché 280 euro sono di fatto una paga simbolica. Io lo chiedo ad Antonella Borrelli.